Che per fortuna ormai siamo abituati alla notte bianca, come lo sono i cittadini genovesi e tutti coloro che vengono a visitare la nostra città durante questa occasione, e quindi ci arriviamo abbastanza preparati. Dalla mattina del sabato scattano il divieto di sosta in tutte le aree che poi verranno pedonalizzate, quindi prevalentemente il centro città, la zona circostante via 20, Piazza del Ferrario e Porto Antico, e dalle 15 di sabato partono i divieti di circolazione sempre nella zona pedonalizzata. Quindi, diciamo, per dare dei confini, i percorsi che rimangono agli utenti sono quelli che da Galleria Colombo poi si dirigono verso la sopraelevata, quindi poi non si può entrare dentro il sistema di Ceccardi di Piazza dei Ferrari. E per quanto riguarda invece i percorsi a nord, stiamo sull'asse Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, e via 12 Ottobre verrà interrotta come di consueto all'altezza di Viale 4 Novembre, quindi la direttrice poi è Corso Podestà. Questo per quanto riguarda i confini. La novità è che quest'anno, in contemporanea con la Notte Bianca del centro, diciamo, della città, ci sarà anche la chiusura di Corso Buenos Aires, sempre dal pomeriggio di sabato alle 15, per permettere la manifestazione del CIV di Corso Buenos Aires, che si svolge appunto in contemporanea con le altre manifestazioni. Da questo punto di vista, le linee del trasporto pubblico che provengono da Levante saranno deviate sui percorsi via Tommaso Invera di Corso Barabino. Però per sostenere il sistema di mobilità nel suo complesso abbiamo deciso, anche questo come innovazione rispetto all'anno scorso, di utilizzare i piazzali della Foce come sistema di interscambio principale per gli utenti che intendono arrivare in macchina. Quindi su piazzale Kennedy e tutti i piazzali della Foce la sosta sarà gratuita, e dal sistema di piazzale Kennedy partiranno tutta una serie di servizi del trasporto pubblico locale che porteranno nel cuore nevralgico della Notte Bianca, quindi o in zona Brignole per quanto riguarda il palco di Piazza della Vittoria, o in zona Ceccardi e Caricamento per quanto riguarda invece il Porto Antico e i palchi del centro città di Piazza dei Ferrari.